Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Nello scorso episodio vi ho mostrato e vi ho fatto fare un tour di quello che diventerà Levante. Levante è un Mercedes Sprinter del 2017 che ho acquistato in Germania e del quale non avevo riscontrato particolari problemi se non problemi estetici. Purtroppo però non è tutto oro quello che luccica. Durante questi giorni, infatti, ho iniziato a preparare il furgone per la camperizzazione e quindi ho rimosso tutte le paratie di compensato che erano state applicate sui bordi del furgone per non danneggiarlo con il materiale che veniva caricato dal precedente proprietario. Rimuovendo appunto questi pannelli, mi sono accorto, purtroppo, che nella parte inferiore di entrambi i lati del furgone c'erano delle infiltrazioni d'acqua, come potete vedere da queste immagini, acqua che si infiltrava attraverso le borchie di plastica che sostengono i paracolpi laterali del furgone. Purtroppo la situazione non era carina perché avere acqua all'interno della propria casa, fra virgolette, non fa piacere a nessuno. Pertanto ho provveduto a siliconare tutti questi supporti di plastica e ho ripulito internamente tutta la muffa che si era formata nel corso degli anni. Come potete vedere, adesso la situazione è decisamente migliore rispetto a come avete potuto vedere dalle precedenti immagini. Oltre alla rimozione dei pannelli di compensato laterali, ho dovuto anche rimuovere le guide che erano state rivettate sulla carrozzeria stessa. In un primo momento pensavo fossero soltanto rivettate, purtroppo ho trovato una specie di colla o silicone molto forte. E ho dovuto faticare non poco per rimuoverle dalla struttura. Queste guide servivano molto probabilmente al proprietario precedente per fissare il carico sul furgone e non farlo spostare. Ovviamente a me queste guide non servono, quindi le ho rimosse e ho cercato con una spatola e tanto olio di gomito di togliere tutto il silicone o la colla che era stata applicata sotto in modo tale da portare la struttura a vista, la quale è stata carteggiata e verniciata. Il risultato finale mi ha lasciato molto soddisfatto. Ho impiegato parecchio tempo per fare queste attività, però il risultato mi ha dato molta soddisfazione. Non dico che il furgone è diventato nuovo, ma adesso ha decisamente un aspetto più pulito. Ho rimosso anche il pianale che copriva la struttura del furgone per evitare che si danneggiasse con il materiale caricato dal precedente proprietario. Come potete vedere, la situazione non era delle più rose. Ho trovato parecchia ruggine e anche, ma non so se si riesce a vedere dalla telecamera, un piccolo avvallamento nella struttura del furgone, che di fatto rende il pianale non perfettamente allineato. Ho provveduto a rimuovere carteggiando parte della ruggine che si era formata sotto. E ho applicato una vernice bianca che ha anche la funzione di antiruggine. E come vedete, la situazione è decisamente migliorata. Anche per quanto riguarda i passaruota, che erano sì danneggiati e ne ero consapevole fin dall'inizio, ho trovato molta ruggine che non avevo notato a prima vista. Anche in questo caso ho carteggiato e applicato la stessa vernice. Vi
vernice che ho applicato anche a tutte le parti esposte, quindi che erano state graffiate o che avevano subito degli urti, in modo tale da prevenire l'estensione della ruggine a tutto il resto della carrozzeria. Ho ripulito anche la cabina di guida, ovviamente adesso si è un po' risporcata con i lavori che ho fatto, ma è decisamente migliorata rispetto a prima. Anche i sedili sembrano quasi nuovi, devo ancora continuare a pulirli, ma è un buon punto di partenza. Abbiamo anche un ospite oggi. Non so se riuscite a vederlo. In questo periodo inoltre ho contattato un carrozziere per avere un preventivo sulla spesa per la riparazione dei danni estetici. Mi era stato fatto un preventivo, col tempo questo preventivo è aumentato. Volevo comunque fare il lavoro perché volevo andare avanti con il lavoro avendo il mezzo esternamente perfetto. Purtroppo il carrozziere è sparito, non si è fatto più sentire. E questo mi dispiace molto perché mi sembrava una persona valida. A questo punto probabilmente dovrò rimandare la sistemazione della carrozzeria a un secondo momento, quando avrò quantomeno costruito la parte interna, e quindi non diventa a questo punto prioritario. Cosa simile è successa con un falegname, al quale avevo chiesto di farmi un preventivo per quanto riguarda la realizzazione del pianale sotto il quale devo ancora installare la parte di isolamento. È più di una settimana che sto aspettando questo preventivo e non si è fatto più sentire. Questa è una cosa prioritaria, questa è una cosa che devo comunque portare a termine, altrimenti non riesco ad andare avanti con il progetto. Pertanto adesso chiederò a qualche altro falegname della zona e vedrò di finire al più presto questa parte. Altrimenti non si può fare il resto, ovviamente. Vabbè, se vi piacciono i contenuti che vi sto portando, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e ad attivare le notifiche, così almeno non vi perderete nessun tipo di aggiornamento in merito. Da Levante e dal sottoscritto per adesso è tutto e vi invito al prossimo episodio. Ciao! Ah, dimenticavo! Se conoscete un carrozziere e un falegname in Toscana, in Versilia, per favore scrivetemelo qua sotto che proverò a contattarlo. Grazie, ciao!